È arrivato il lieto fine sulla travagliata stagione dell'Italservice. Ancora una volta Pesaro è stata chiamata a confrontarsi con una finale, ma dopo i ripetuti fasti da scudetto, l'ultimo atto del 2023 è stato con uno spareggio play-out. Altri obiettivi, ma stesso risultato, quello della vittoria per Pesaro che celebra la permanenza in Serie A e lo fa in una cornice tanto inusuale quanto affascinante. Quella della Vitrifrigo Arena prestata per l'occasione vista l'indisponibilità del Palafiera. È finita con un migliaio di tifosi nell'astronave ad applaudire un perentorio 4-1 rifilato ai rivali sardi del Monastir già battuti una settimana prima 4-3 in terra isolana. Pires, Dalcin, Toni Dandelle e Canal mettono le quattro firme che sigillano la salvezza centrata all'ultima curva da Davide Barnesi, promosso a capo allenatore proprio negli spareggi dopo lo spiazzante esonero di Fulvio Colini. Il mio esordio può passare tranquillamente in secondo piano perché l'obiettivo era assolutamente mantenere la categoria e ce l'abbiamo fatta. Adesso si festeggia e bisogna festeggiare anche per una salvezza. Per alcuni può essere riduttivo, ma dopo una stagione così bisogna festeggiare. Un anno complicato, molto complesso. Chiaramente c'è stata questa riforma che diciamo che a noi un pochino ci ha sfavorito e svantaggiato. Però ci sta, un nuovo regolamento. Abbiamo faticato ad adeguarci a queste nuove regole, però chiaramente adesso le abbiamo comprese, le abbiamo capite. Dobbiamo far tesoro di questo anno un po' così, diciamo, ibrido e dobbiamo ripartire da qui per riprogrammare il prossimo anno e non soffrire più come abbiamo fatto quest'anno. Ed è un Lorenzo Pizza quanto mai soddisfatto dall'ultima cartolina arrivata dalla Vitrifrigo Arena. Per un presidente, per una società che investe tanto in uno sport, vedere tante persone, tanta gente, penso che sia la più grossa soddisfazione. Io l'ho sempre detto, cioè, una società, un presidente, una persona investe per vedere un ritorno di gente appassionata che viene a vedere lo sport e la tua squadra. Oggi c'è stata una risposta meravigliosa, colgo l'occasione per ringraziare il Comune che ci ha aiutato e ci ha messo a disposizione la struttura insieme ad Aspes, quindi un grosso ringraziamento, un ringraziamento alla divisione Calcia 5 che ci ha aiutato portando il parquet, montandolo qui in questa bellissima location e un grazie ai tifosi che sono venuti così numerosi, io spero di vederli sempre numerosi per tutto il campionato, per il prossimo campionato. Con tutti i risultati che l'Italservice ha portato alla città di Pesaro in questi anni ci sembrava giusto che finisse così questo campionato, quindi ringrazio il presidente Lorenzo Pizza per tutto quello che ha investito, gli sponsor, la squadra, è un risultato che sicuramente è motivo d'orgoglio per la città di Pesaro. Pizza ha già preannunciato da tempo il suo disimpegno da presidente a partire dalla stagione 2023-2024, mantenendo però grande attenzione e coinvolgimento a quelle che saranno le prossime sorti e i prossimi progetti del Calcio 5 pesarese. Sarebbe bellissimo giocare qui, questo sarebbe un sogno, vediamo, stiamo trattando, comunque come abbiamo detto l'idea di giocare qui sarebbe meravigliosa e per il prossimo anno sicuramente l'idea è quella di fare una squadra più competitiva ripartendo da un regolamento diverso, quindi ormai l'abbiamo assorbito, l'abbiamo compreso, dobbiamo puntare molto sugli italiani e come ho detto molto sugli italiani della nostra zona, italiani forti perché comunque abbiamo un settore giovanile molto florido, dobbiamo incominciare ad aprirlo, dobbiamo tra virgolette far esplodere i nostri ragazzi perché meritano di iniziare a giocare in prima squadra.